Premi quadrato per i pugni, triangolo per schiacciare. Tieni premuto cerchio per sputare fuoco, tieni e usa L per mirare, ok? Mamma mia! Ma poi ti rendi conto di quanto sia piccolo lui rispetto a tutto questo? Porte di dite. Mamma mia, guarda lì che fuga, anche il cane è piccolissimo! Cioè ti rendi conto di quanto in realtà lui sia enorme? Sì, me lo ricordavo. Serve a qualcosa distruggere tutta sta roba? Onesto, non mi ricordo. Ma guarda, oh, ci dà anime. Vabbè, facciamolo. Servirà anche a poco, ma lo faccio per lo sfizio di farlo. Proprio di cattiveria, Dante ora è incattivito. Tutto quello che vede lui distrugge ora. Lo fa proprio di cattiveria ormai. Esatto, distruggi tutto. Tutto quello che hanno costruito qui all'inferno. Basta, distruggi Azbit Hotel, guardalo lì. Distruggilo e schiaccialo. Tutte queste case popolari fatte dagli infernali. Guardale, distruggi, spacca tutto. Fa vedere la sputazzata di fuoco. Ok, carina, carina. A differenza di quella del cane, ovviamente questo è proprio un raggio di fuoco, quindi lo puoi ridirezionare dove cacchio vuoi. Poi, oh, saranno anche 50 anime a pilone. Buttale via comunque, cioè chi se ne frega. Non vedo motivo alcuno per lasciarle ora come ora. Ecco qua, Godzilla è arrivato. Effettivamente, lui è il Godzilla dell'inferno. È entrato in città e sta distruggendo tutto. Pensa un po'. No? Peccato, volevo... Ah, ma guarda lì! Eccoli là, un po' di anime P. Anime P e un paio di palle. Però non le riusciamo a colpire, peccato. Sono solamente proprio video. Quei demonietti che stanno scappando adesso. Che tra l'altro ti fa veramente capire... il momento rampeggio totale di Dante qua. Cioè, anche i demoni che, piccoli come sono, venivano comunque a cercare di attaccarci, ora fuggono perché ci siamo noi, incazzati su questo coso qua. Assurdo. Potenziata, perfetto. Dammela subito un'altra, visto che tanto qua siamo anime gratis, cacchio. Anzi, guarda, sfruttiamola ancora meglio. Togliamo anche il remo che ora non ci serve. E cosa mettiamo? Ah, cavolo, impietà 5. Cavolo. Beh dai, comunque un po' di anime gratis ce le siamo fatti lo stesso. Esatto, mio editore di anime. Abbiamo preso anche un trofeo, manco a farlo apposta. Guardalo, guardalo. Ok. Tanto veramente non contano nulla, guarda. Sono letteralmente solo un video quelli. Cado. Esseri millenari. Che arriva lo stronzo da Firenze che li fa crepare nelle profondità dell'inferno. Guardalo. Ah, mamma mia, vediamo, c'è qualcosa da questa parte? Non mi sembra, quindi... avanziamo, Dante, Dante! Un salto devi fare, però, eh? Da quando abbiamo incontrato Cerbero che non facciamo una discesa sui fili così? C'è qualcosa da queste parti? Non credo, vero? Esatto, perché di qua ci serve per passare dall'altra parte. Quindi, distruggiamo il muro... Oh no, crolla! Però fammi salire di sopra che secondo me... Esatto! Guarda, lo sapevo. A parte il punto di salvataggio, dovevamo fermarci qui a prescindere. Ma ce la farò in tempo? Sì, dai. Penso di sì. Perfetto. Ok, 3, 2, 1, vai! Vai, 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 vai. Eh no. E che palle. E niente. Perdiamo tempo a mietere vittime innocenti. Sacre. Dicevamo. Ok, 3, 2, 1. Vai, corri, corri, corri. Vai. Perfetto, corri. Ancora uno. Cavolo, forse...
Perfetto, fatto. Di sopra non c'è nulla, perfetto. Di sotto possiamo scendere tranquillamente. Di qua nada de nada. Attento, piano. Vediamo in fondo se c'è qualcosa. Di sicura, invece no, strano. Ok, scendi. Bravo, oh no. Di nuovo voi. Maledetti. Non mi ricordavo che erano così fastidiosi, onesto. Non me lo ricordavo per nulla. Ok, aspetta, aspetta. Vai. E che palle. Che probabilmente potrei anche evitarli. Però ecco fatto. Sì, sì, ti piacerebbe. Bravo, no, scendi. Dicevo, ti piacerebbe, eh. Sarebbe piaciuto colpirmi, vero? Detto ciò, ecco fatto anche l'ultimo. Dai, vai. Ok, bravo, bravo. Sopra non c'è nulla. E allora scendiamo ancora più in profondità. Aspetta. Vai, bravo. Aspetta. Vai. Vai, bravo. Da questa parte c'è una fontanella. È la luce divina. È letteralmente una luce divina quella. Eccoci qua. Virgilio, che hai da dirmi? Qui sono gli eresiarchi e i loro seguaci d'ogni culto e setta pagana, sepolti l'un con l'altro e arsi in fuoco eterno. Ok, c'erano quelli che lodavano altri dei. Possono essere visti questi dannati? La fiamma defarinata. Tutte le fontane si rompono immediatamente quando vengono usate. Qua hanno voluto inserire un potenziamento random. Nel senso, può essere utile magari in un combattimento in cui letteralmente ci sei solo tu e un avversario e ci sono le fontane, però è riempire uno slot inutilmente questo. Magari è utile per la seconda run se fai una speedrun. La butto lì. Queste tombe rimangono chiuse fin quando da Giosafatte, col giudizio universale, torneranno coi corpi che lassù ha lasciato. Ah, bene. Ottimo. Le fontane le lascerei, nel caso di bisogno. Dai. Vediamo. Questi eretici. Questi maledetti. Ah. Vieni a sfidarmi, eh. Bravo scemo. No. Bravo. Vedo. Ma che pezzo di merda. Dicevo. Vedo che sai come pararti, eh. Ma vedo. No, anche la tua difficoltà a rialzarti. Mi spiace, ma oggi siete veramente le mie prede. Per il momento, dato che dobbiamo concentrarci più sull'empietà, sostituiamo un attimo quello con qualcos'altro. Qua ovviamente dovremmo fare in fretta. Devo andare a una festa. C'è qualcosa per caso? Ovviamente appaiono loro. Sia mai. Forza belli, forza. Bello lui, guardalo fiero proprio. Vero combattente. Ti dispiace andare giù? Scemo. Cadi a terra. E dai, non fare il difficile. No, 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 fermo. Condannalo. Ecco fatto. E via la testolina. Appare di nuovo il fuoco. Non lo so.
Ma per sicurezza, ecco fatto. Guarda, lo sapevo. Eccovi là. Qualcun altro? Ecco fatto. A posto. Qua c'è nulla, perfetto. Io ho sempre quell'ansia del completismo mancato. Della serie che potresti aver trovato un oggetto, ma ci passi accanto e te lo perdi. Ok, non mi sembra ci sia nulla a parte le fonti. No, 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 fra. No, 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 no. No, ti ho detto no. Scemo. Ti avevo detto di startene buono, no? Ti avevo detto di non farlo. Tu mi hai ascoltato? Ovviamente no. Aveva ragione mia madre. Sei proprio uno stronzo. Oh, aspetta che sennò questi mi incastrano. No, 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 fermo, 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 fermo. Esatto. E zaccate. Dai, 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 dai. Ah. Venite. Bravi. Mal. Ti levi, va. Ecco qua. Sti cretini. È molto probabile che adesso appare qualcuno a riaccenderlo. Non ci giurere. No, forse no, sai. Ok, qua a parte che ho fatto un piccolo errore. Meglio. Ah no, perfetto, bravo. Pensavo di non aver messo. Che l'ho anche detto prima. Grazie. Dai, 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 ce ne mancano solo 8. Possiamo farcela. Ce ne mancano solamente 8. Ti prego, fa sì che... E che palle. E stai buono. Hai finito di fare il cazzone a casa mia? Vieni. No, speravo nell'R2. E che palle. Eccolo qui l'R2. Condannalo e aprilo in due come una sottiletta. Appare qualcuno ora? Che è stato? Non lo so, ma meglio muoversi. Eccoci qua, Virgilio. Come al solito puntuale. Io ero nuovo alla morte. Quando vidi il possente scendere e trarre un gruppo di antiche ombre. Il primo parente, Abele suo figlio, Noè, Abramo e molti altri. Ok. Da tutte parti l'alta valle oscena tremò. Sì, chi pensai che l'universo sentisse amore. Altro? No? No. Che comunque, questa struttura delle gabbie fatte così mi ricorda un po' Catherin, ma anche Persona 5, quando scendiamo sempre in più in profondità nel Memento. Beh, comunque ci siamo già rifatti 5.000 anime, ridendo e scherzando. Quindi, peccati del padre, ci arriviamo. Per il momento, tanto mi serve comunque altre 3.000, anzi 2.000 anime per arrivare a questo potenziamento. Devo aspettare comunque. Scendiamo. La luce divina intanto ci illumina il cammino. Domanda. Ok, no, non è un... Sì, è un filo in realtà. Stavo dicendo, cos'è quello? Questo è San Pietro o è un... o è un monaco che combatte in Mortal Kombat? Allora, tu chi sei? Federico II, re dei Romani con un'esauribile sete di guerra. La sua anima dimora nei cerchi degli eretici come punizione per la costante guerra con il Papa e la Chiesa. La scomunica era una punizione troppo dura da sostenere. L'avrei condannato lo stesso, quindi onesto, fottiti. Hai fatto morire un sacco di gente.
sia innocente, sia guerrieri. Sei uno stronzo, muori. Non so se ho fatto una bella scelta a prendere la salute, effettivamente. Ma vabbè, lasciamo almeno il mana da parte. Lui dovrebbe essere il nostro prossimo avversario. Credo sia un evocatore, se non ricordo male. Esatto. Ah no, lui sa cos'è che fa, ci blocca le magie. Sto stronzo. Ma muori. Aha. Quindi con te la luce divina. No, serve a poco, vedo, eh. Sei protetto dalla tua divinità, vedo, eh. Sei protetto quanto vuoi, ma non puoi resistere per sempre alla falce della morte. A parte che per essere un mago, comunque, te la cavi anche fin troppo bene tu. Ma non mi ricordo se si può counterare il suo scudo magico. Onesto, non mi ricordo, però a quanto pare, oltre a mettere uno scudo magico, protegge anche gli altri, il che è un problema. Ho fatto bene a lasciare il mana da parte, comunque. Lui non mi ricordo come si countera, cioè se possiamo disattivarlo quello scudo. Credo che l'unico modo sia ucciderlo, per forza. Però non vorrei che in realtà... Ti giuro che non riesco a capire se si sta ricaricando o meno il mana. Attenzione alle fornaci qua. Qua c'è qualcosa, no, aspetta che passa. Dai, fiammata, forza. Perfetto, no, dall'altra parte c'è qualcosa qui? No, perfetto. Altro punto di salvataggio, due fontane, grazie. Io capisco il potenziamento della rottura istantanea, ma è veramente consumare uno slot per nulla. Vabbè. Il vero problema, sai, con chi è, secondo me? No, che stronzo, cosa fai? Cosa fai? Che succede? Non ho capito veramente cosa sia successo. Oi. Spiritelli di fuoco, eh? Avete rotto un po' le palle oggi? Dai. Bravo. E così. Grazie alla santa fede mi sono anche ricaricato full vita. No, 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 fermo. Esatto. Meno male. Gracias. Sacre. Andata la testolina. Oh no, di nuovo tu. Ah, sei veramente una grandissima rottura di scatole. Ed è un problema adesso. È un problema. Perché ovviamente non posso colpire gli altri. Tu e sto bastone del cavolo. Oh, ma tanto morirai, eh. Tanto dovrai... Niente, immaginavo. Tanto dovrai morire. Ok, belli. Niente più protezione ora. Forza, forza. Dai, torna fiammella. Scemo. Oh, che gentaglia che c'è in giro. Vediamo cosa succede ora. Ah, forgiamo un altro idolo qui. Certo, certo. Ah!
E come passo da questa parte? Il mago lì è veramente fastidioso, veramente troppo fastidioso. Forza, porta, apriti, è inutile che opponi resistenza. C'è qualcosa qua che devo prendere? Non mi sembra, perfetto. E allora proseguiamo. Aspetta, ho visto un'anima o me la sono immaginata? Allora, di sicuro c'è la fontana. Altro, Virgi? Che c'è da dirmi? Da questa parte d'inferno, Epicuro e tutti i suoi seguaci che fa morire l'anima col corpo, l'Urcimitero hanno. Ok, altro? Poeta, quali peccati debbo ancora vedere? Beh, oh Tosco, quando sarai dinanzi a Beatrice Radiosa, capirai del viaggio della tua vita. Ex Radiosa ormai, sorella. Ah, che bello scorcio con la luce qui. Apprendista stregone. Direi che per il momento siamo messi abbastanza bene. Oggetti scorrevoli. Tieni premuto R e cerchio per caricare l'oggetto. Rilascia per spingerli in avanti. Ma non è una roba che ormai già sappiamo già da tempo? Perfetto. Vai. Ecco fatto, grazie. Ti pareva? No, bastardo. Mi ha fatto la schivata. Sei pro... Ah, però ora non hai lo scudo, eh. Anche senza scudo, mica ho timore di te, anzi. Sei un pagliaccio come tutti gli altri. Esatto, senza scudo sei nulla. Sei veramente in serie B, eccolo qui. Ma sono diversi? Sì, perché un... Ok, dipende dallo scettro, quindi. Dipende da quale scettro hai in mano, allora. Quello con lo scettro tondo è quello che fa gli scudi. Aia, non vedo la telecamera. Non vedo. Che palle. Morite. Cacchio. E addio. Confessionale, non so. Ehi. Dicevo, non so quale sia il trofeo, ma me lo sono sicuramente guadagnato contro sti cretini. Ma basta, basta! Che palle che siete! Mamma mia! Quanto siete insopportabili! Che fa questo ora? Abbasserà il fuoco? Ok. E abbassare il fuoco cosa ci comporta? Non lo so, ma io ho bisogno di energia. Mamma mia, quando iniziano a fare le combo, quando vogliono loro, quando devi farle tu col cazzo che funzionano. Vi prego, le parole di mio figlio sono ciò che mi resta per ricordarlo. Ok. Cavalcante dei Cavalcanti, banchiere affarista di Firenze, che fu denunciato come eretico per il suo credo ateo. Ora è costretto a... Vi prego, le parole di mio figlio sono ciò che mi resta. In realtà non mi sento di condannarlo, però mi serve. Guarda, mi spiace, in altri casi non l'avrei fatto, di roleplay non l'avrei mai fatto. Però ho bisogno, ne ho bisogno ora come ora. Ridammi un po' di vita per favore, Ale, grazie. Purtroppo adesso ne avevo maledettamente bisogno di un po' di energia. Anche a discapito del mana, però per stare sicuri ora ne avevo bisogno. Ma quella fontana che abbiamo visto prima, dove cavolo è? Questa è una forgia. Grazie. Che sia questa? No, non era da qua. Era sotto di qua. Grazie, perché di quest'ora ne ho bisogno. Qui ce n'è un'altra. Moneta? Moneta. Dunque, tu mi servi a... Nemici in arrivo? Stranamente no. Ah, ho capito. Ho capito, mi serve per bloccare questa. Abbiamo tagliato la testa al pelato ora. Allora, mettiti qui, che appena tiriamo sulla leva... Esatto, tu resti alzato ora. Oh, ma guarda! Saggezza, il tempo è qui, è giunto al termine, torna indietro.
Davvero? Chi l'avrebbe mai detto? Grazie. Grande Santa. Grande Lucia. Ah, forse le fiamme serviva, esatto, spegnerle per quando saremo scesi il turno dopo. Ecco qui, vieni. Purtroppo tanto lo so già. Ma fanno un attacco nuovo questi. Cos'è, un attacco pietrificante? Pietrificus Vampirus. Dai che mi manca poco per salire di livello con la cattiveria qua. Il problema è quella fontana lì. Io come ci arrivo? Me la son persa prima? Perché scusami, io lì non ci posso scendere. Allora, c'è una scala. C'è una scala lì, il che vuol dire che possiamo scendere. Ma da dove? Allora, devo sperare che ci arriviamo adesso. Speriamo. Non vorrei aver perso queste robe qua. Sì, sì, esatto, guarda, lo sapevo. Vieni qua. Prima che appare l'altro. Che spalle. Ma stai buono, smettila di ridere. Dai. Ma vuoi vedere? No, ok. Per un attimo sai che ho pensato che questo attacco qua annullava Mati. Oh, che palle. Vieni qua. Ok. No, prima l'ha annullato. Ah, vedi? Li posso stannare e distruggere perché è l'effetto dell'attacco. E levati, spirito di fuoco. Olè. Oh, ma guarda, niente protezione. Cretini. Allora, dammi di nuovo il mana. L'energia a questo giro, visto che l'abbiamo ricaricata facile, la lascio lì. E speriamo che il gargoyle lo prendiamo adesso. In teoria dovrei. Anche perché quella fontana di sicuro è una fontana delle monete. Allora, aspetta. Qui abbiamo una porta. Ma la cosa importante è che ci porti a quel gargoyle. Grazie. Dai, la coda di Minosse, ancora poco. E sale di livello. Dunque. Guarda, lo sapevo. Ok, ci arrivo qua. Sembrerebbe di no. Oh, attento. Ecco fatto, aspetta il focherello. Vai, guarda, lo sapevo. Qua ci posso salire? No. Ok, qua purtroppo è tutto a tempo. Quindi ora dobbiamo aspettare che quello riscende e via. Vabbè, dai dai, questo giro è incastrato giusto. Purtroppo. E niente, mi tocca prendere danno. Purtroppo, stavo dicendo, ci dovremmo di nuovo rifare il salto, perché se adesso salgo di qua a prendermi il gargoyle... No, ho cannatissimo. Ho fatto un doppio salto per farvi vedere e sono caduto di sotto. Dicevo, per prendere il gargoyle poi dovrò aspettare che di nuovo quello poi scenda. Bravo, questa volta almeno non ci si è neanche presi il danno da fuoco. Riusciamo ad arrivare al gargoyle, ma certo... Ecco, vabbè, ho preso comunque danno. Moneta? Sì, moneta. Dai, che bello, me ne mancano sei. Me ne mancano sei. Vediamo cosa mi dai tu. Il sigillo di Picuro. Aumenta la probabilità di eseguire un colpo critico per ciascun attacco. I danni aumentano del 15%. Gli avversari vengono atterrati quando un colpo critico va a segno. Non male. Ogni colpo può essere un colpo critico. Non è per nulla male. Appena... Magari quello degli incantesimi sale di livello. Questo lo facciamo aumentare. Non è utilissimo, nel senso non è l'oggetto assoluto che abbiamo bisogno. Ma schifo non mi fa. Allora, di qua c'è un passaggio. Qualcuno è morto probabilmente per le fiamme. E dato che adesso come adesso non c'è nulla da assolvere o condannare, switchiamo. E appunto mettiamo questa, che potrebbe non essere male. Dunque, da questa parte c'è un passaggio, evita di fare cazzate. Mentre da questa parte abbiamo un altro ascensore. Ovviamente la scelta giusta sarebbe ascensore, ma di sicuro
Esatto, qui c'era qualcuno. No, aspetta. Ho appena tolto gli oggetti. Farinata degli Uberti, aristocratico e comandante militare toscano che credeva che l'anima morisse con il corpo, negando così la vita dopo la morte, fu condannato come eretico per le sue idee. Qua è un'idea, cioè nel senso non puoi condannare una persona solo perché pensa che non ci sia nulla. Poi ha detto che l'anima muore col corpo, non che non va in paradiso. Comunque, chi lo sa, assolviamolo. Lui è finito all'inferno per le sue idee, cioè non è che ha fatto nulla di male alla fine. Almeno 800 anime me le son fatte. Mi prendo meno punti per averlo assolto, ma vabbè. Trova pace. Te lo auguro. E io niente, invece più che la pace dovrò attendere il prossimo ascensore. Purtroppo sta parte qui è lentissima, Dio mio. È veramente lenta. E niente, mi sa che mi devo prendere i danni, vero? No, per fortuna me li sono evitati, bravo. C'è un altro? Sì, ce n'è un altro. Qua ci sono oggetti, non mi sembra. Aia! No, no! Grazie. Ah, fanculo. Fanculo. Vediamo. Ah beh, certo. Dopo che ormai ho fatto tutto, mi sembra giusto. Allora, lì c'è la fontana che abbiamo lasciato. Problema è che io non vedo, invece... Aspetta. No, non è... Sì, qua era dove eravamo prima. E ok. Però non vedo quella... quella scala che abbiamo visto prima. Sai che mi sa che mi conviene usare martirio per... No, non martirio. L'altra abilità per ricaricarmi la vita. Beh, con questo abbiamo depennato l'idea che fosse San Pietro. Ti prego, non dirmi che l'ho perso. No, 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 dobbiamo tornare assolutamente indietro. Se non è qui, torno indietro immediatamente. Mi rifaccio tutti i percorsi, ma non voglio... Forse è quello. Se non è quello, piango in tedesco. Vabbè, qua ci sono un po' di fontane che di sicuro una di queste è cura. No, stranamente non è una fontana di cura. Ah, ecco. Perfetto, sei tu, meno male. Ma ci arrivo dopo? Ah, ok, sì, ci arrivo. Quindi qui abbiamo la moneta. No? Ah, sì. Ce ne mancano solo 5. Ce ne mancano solo 5. Fantastico. Tu sei al massimo. Dai, che manca pochissimo. Manca veramente pochissimo. Tu che cosa mi dai? L'anello di Federico. Santità 5. Quando il tuo livello di salute è basso, Dante ha la probabilità di eseguire un intervento divino in grado di stordire gli avversari. Proviamola. Ma la telecamera qui che problemi ha? E visto che tanto c'è il punto di salvataggio, cioè, usiamolo. Dai, abbiamo 8000 anime. Questo ci costa 5000. Aura della lussuria... Nì, potrebbe essere utile, ma adesso non ci sprecherei 5000 anime. Potenzierei sicuramente uno di queste, ma punterei su questa e questa qui, più che quella con la X per ora. Però anche questa è utile, cavolo. Anche queste due sono utili. Per un attimo... Va bene, non so cosa ho pensato, onestamente. No! Mamma mia, che salvataggio in extremis qua. Qua ci tocca... Dante, il doppio salto però, le basi, doppio salto. Allora, scusami. Esatto. Stavolta l'ho fatto andare prima, nel senso... Gli ho fatto fare... Ok, no, non c'è nulla. Gli ho fatto fare prima l'animazione del coso che cadeva. Così almeno se era un problema con il prompt ce lo siamo risolto. Vai, vai, vai. Ok, corri. Lo sapevo. Bravo. Ok, fatto. Oh oh, il passaggio per Majula. C'è qualcosa che devo prendere da queste parti? Non mi sembra. Descenditat inferiors. Ci siamo ormai. Siamo sempre più vicini al fondo. Figliolo, dentro questa restante grotta ci sono altri tre cerchi, uno sotto l'altro, tutti di spiriti maledetti pieni.
Chi l'avrebbe mai detto? Come e perché furono imprigionate queste anime? Il primo cerchio è di violenti pieno. E poiché violenza si forza a tre persone, in tre gironi esso è distinto. Violenza verso il prossimo. Verso se stessi. Se stessi. E verso Dio. Esatto. E più sotto? Tra tutti i peccati odiati in cielo, frode, poiché mal peculiar dell'uomo, è il più inviso a Dio. Perciò, fraudolenti, e tutti i traditor stan sotto. Oh no, i flautolenti! E più dolor assale loro dei restanti. Stavo giusto pensando, non mi ricordo a che punto parliamo quattro volte invece che tre con Virgilio. Ma quei degli cerchi superiori, nel vento, nella pioggia e nel fango, perché anch'essi non dentro la città roggia, qua giù sono puniti? Perché i loro peccati sono della carne, la qual meno offende, non come i peccati di malizia che contro natura stessa vanno. I peccati dell'anima. Oh, cinque! Chi giace qui? Questa tomba è di Anastasio, già papa, lo qual della diritta via trasse Fotino. Altro? No, cinque è più che abbastanza.